Blogos Web Radio. Benvenuti su Blogos Web Radio, ottavo appuntamento con Scrusciu, Disturba il Silenzio, la rubrica che si propone di accogliere le voci dell'antimafia e dei movimenti che, negli ultimi anni, hanno sensibilizzato la legalità in ambito civile, economico e giuridico, scacciando i soprusi e le violenze della criminalità organizzata nel nostro paese. In questa puntata parliamo di legislazione dei beni confiscati, un tema molto dibattuto in Parlamento negli ultimi mesi, insieme all'ex commissario straordinario per i beni confiscati, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, Antonio Maruccia. Iniziamo subito la nostra intervista parlando di beni confiscati e di vendita ai beni confiscati, uno spettro per quanto riguarda la destinazione sociale dei beni confiscati e sequestrati in generale e in particolare anche quelli di provenienza mafiosa e la loro riqualificazione sociale. Insomma, nella finanziaria scorsa nel 2009, nel decreto della legge dell'aprile del 2010 è stato riconfermato questo principio, mettendo a repentaglio il lavoro di chi come Libera e come altre cooperative sociali hanno riqualificato questi beni verso la legalità. Sì, e la vendita dei beni confiscati a mio avviso costituisce sempre una sconfitta per lo Stato, quindi vendere il bene confiscato deve essere davvero la estrema ratio, l'ultima possibilità e le istituzioni, la società devono invece mettere in campo tutte le risorse perché questo non avvenga. Gli interventi legislativi dell'ultimo periodo sono stati particolarmente incisivi in questa materia perché con un intervento a mio avviso molto negativo con la finanziaria del 2009 il governo aveva proposto e il Parlamento approvato un principio automatico e generalizzato di vendita dei beni confiscati non destinabili nel termine di 180 giorni, il che avrebbe significato un obbligo per i prefetti di mettere all'asta i beni confiscati che non fossero stati destinati ai comuni e alle associazioni. Una via semplice che deresponsabilizzante, che avrebbe portato magari dei soldi pochi nelle casse dello Stato, ma soldi che certamente sarebbero venuti dai mafiosi, perché un bene confiscato alle organizzazioni criminali, se posto in vendita, quasi sicuramente tornerà alle organizzazioni mafiose, perché nessun cittadino si presenta per comprare questi beni necessariamente tornano con una grave sconfitta per lo Stato e con la perdita di senso e di significato delle attività che polizia e magistratura con tanti sacrifici hanno messo in campo per recuperare quei beni. Questa prospettiva è stata in qualche modo attenuata dalla legge istitutiva dell'Agenzia per i beni confiscati, perché in questa legge è rimasto, dico purtroppo, il principio della vendita dei beni immobili confiscati, ma è stato temperato questo principio da alcune previsioni che cercano di tutelare il bene. Intanto il bene non è più vendibile all'asta, ma può essere venduto solo per il prezzo stabilito dalla stima, dalla perizia giudiziaria, oppure massimo all'80% di quel prezzo. Quel bene, ci saranno degli accertamenti da parte del prefetto, del comitato per l'ordine pubblico per evitare che quel bene torni ai mafiosi e non sarà vendibile da colui il quale lo acquista negli anni successivi, nei 5 anni successivi. Sono misure che in qualche modo cercano di contenere gli effetti negativi di questa vendita, soprattutto la vendita non sarà non c'è più il termine nei 180 giorni e quindi le amministrazioni avranno modo e dovranno compiere tutte le attività necessarie per dare una destinazione sociale, pubblica ed economicamente sostenibile ai beni confiscati. E in ultimo volevo parlare appunto dei futuri scenari che la riqualificazione dei beni confiscati in ambito italiano e europeo possono avere in ambito sociale. Lei ha accennato
nel dibattito al FLER, che è un organismo di recente costituzione, funge da osservatorio sulle mafie a livello europeo. Si sono stati fatti numerosi passi in avanti ultimamente, e c'è una maggiore consapevolezza del fenomeno mafia in Italia e all'estero? Sì, intanto diciamo, come lo scenario normativo e vede l'intervento in questa materia dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, che ha sede a Reggio Calabria e che deve ancora avviare le sue attività. E la sua istituzione è sicuramente un risultato positivo e importante, dovrà essere necessariamente rafforzata sia nella struttura sia nelle risorse, perché occorrono interventi per consentire alla agenzia di sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate. Questo aspetto nella legge istitutiva manca del tutto e quindi occorrerà combattere perché sia rafforzata l'agenzia. Sul piano europeo occorre dire che il programma di Stoccolma non chiude alla destinazione sociale dei beni confiscati, lascia aperta questa prospettiva, che è una prospettiva che è presente soltanto nella legislazione italiana, e quindi FLER si è resa promotrice già nella scorsa tornata legislativa presso il Parlamento europeo di un'iniziativa per promuovere una direttiva, ha presentato un progetto e continua a sostenere questa battaglia. Il mio ufficio di commissario straordinario del governo ha sponsorizzato questo progetto per presso le comunità degli Stati membri dell'Unione Europea una maggiore consapevolezza dell'uso sociale, dell'importanza dell'uso sociale dei beni confiscati. È in atto un'attività a sostegno di una direttiva europea sull'uso sociale dei beni confiscati per estendere la nostra legge 109, che afferma il principio del risarcimento sociale e della restituzione alle collettività del mal tolto dall'attività criminale, per estendere questo importante principio anche negli altri paesi membri dell'Unione Europea. Benissimo, è stato molto chiaro e esauriente, la ringraziamo di cuore. Sono io a ringraziarvi, auguri, grazie. Grazie mille ancora. Il servizio è stato realizzato da Giulio Ferrante. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.blogos.it.